Ciao amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme una mousse al cioccolato. È davvero semplice e buona e si prepara con solamente due ingredienti. Siccome non ci sono né uova né zucchero, è davvero molto leggera. È alla portata di tutti, davvero semplice e veloce. Inoltre è tanto versatile. Infatti si può usare per i semi freddi, farcire le torte o perché no, mangiate al cucchiaio come faccio io. Iniziamo! Iniziamo la ricetta prendendo 300 g di cioccolato fondente Linda al 50% e lo tagliamo a scaglie. Poi prendiamo un pentolino con acqua bollente, sopra mettiamo una ciotola e fondiamo a bagnomaria il cioccolato insieme a 150 ml di panna fresca. Quando tutto sarà ben fuso, mettiamo da parte a temperatura ambiente fino al completo raffreddamento. In un'altra ciotola mettiamo 350 ml di panna fresca molto fredda e la semimontiamo con le fruste elettriche. Dovrà avere questa consistenza bella morbida. In una ciotola capiente mettiamo tutto il cioccolato fuso e la panna semimontata. Con una marisa mescoliamo lentamente dal basso verso l'alto. Poi montiamo per 30-40 secondi con le fruste elettriche. Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo in frigo per almeno mezz'ora. Abbiamo messo la mousse in una sac à poche per farvi vedere la sua cremosità. Con questa dose potete farcire una torta o fare un semifreddo al cioccolato. Guarniamo a piacere con qualche granella di nocciole e guardate che bellissima mousse abbiamo preparato in pochissimo tempo. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso gustiamo questa deliziosa mousse. È cioccolatosa, buonissima, bella vellutata. E siccome non ci sono né uova né zucchero, è davvero leggera. Cosa posso dirvi? È fantastica, assolutamente da provare. Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo al prossimo video.